catch 'em all. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono Danil e oggi ritorniamo su Dead Effect 2. L'ultima volta, raga, abbiamo sconfitto la sentinella, quel boss gigantesco che aveva un'ascia che ogni volta che ti colpiva ti tirava fuori 5 ferite. Allora ragazzi, oggi cosa facciamo? Andiamo ad affrontare il boss finale. Il boss finale del gioco. Allora, io ho cercato di potenziarmi, di equipaggiare tutto il possibile. Quindi vediamo un attimino se magari c'ho qualcosa. Intanto questi qua li compriamo, perché non si sa mai, qualche da mettere su qualche arma. Come vedete io ho la sparafucile livello 20, la revolver livello 25 e l'arma, cosa, mitragliatore, così, livello 25. Al massimo, niente, le abilità ce le ho già tutte e le armi e le, come dire, l'equipaggiamento personale, le armature penso che sono già al massimo. Quindi adesso, raga, non ci tocca che fare la missione. Allora, vediamo un attimo. Ok, ragazzi, questa difficoltà media. Obiettivo, distruggi Bilic, che è il... che sarebbe lo scienziato con cui io ho avuto a che fare tutto il gioco, che era lo scienziato che mi dava l'armatura. E dopo è diventato il boss tramite una fusione, un qualcosa. Playiamo e vediamo se riusciamo a sopravvivere. Don't forget to sell unused or old weapon, armor pieces, implant and upgrade modules. Your inventory for the item is limited. Prendi solo l'occorrente durante le missioni perché il tuo inventario è molto limitato, cioè ci sta dentro poco. Capitolo 20. Vediamo, raga. Come gioco, raga, io ve lo ripeto, è uno dei miei giochi preferiti, uno dei giochi che io ho, cioè mi ha fatto conoscere Davide, che ci ho giocato da quando ho un telefono. Veramente bellissimo, soprattutto il 2, che raga, che ha una grafica strepitosa, strepitosa. E vediamo adesso. Allora, intanto iniziamo a prendere un po' di monete e vediamo se ci dà in giro qualcuno, perché qua a me non piace questa atmosfera qua. Prendi qua, apri. Ci sono i soldati in giro, raga. Ci sono i soldati in giro. Ho sentito una voce. Bastardo. Se no io non lo prendo. Ah, ok, raga. C'è qualcun altro? Cosa ho fatto qua? Non posso entrare. Qua cosa sono soldi? Prendiamoli perché possono sempre servire anche le munizioni, raga. Perché se rimaniamo a corto di munizioni, sì, abbiamo la revolver, però sapete com'è. Penso che abbiamo liberato l'ara. Questa qua distruggiamo, raga, che è un portale. È sempre distrutto. Prendiamo un po' di munizioni, apriamo l'armadietto. Dentro l'armadietto, raga, possiamo trovare molto soldi, monete, cure. Le cure di salute le troviamo negli armadietti, diciamo, epici, cioè nel senso, che si trovano in giro, che sono protette da combinazioni molto complesse, non so, che ti fa fare calcoli tipo 200 più 25.000, quelle robe lì.
Adesso apriamo la porta. Ok, raga, prepariamoci perché qua finirà veramente molto male. Guarda quando partono queste canzoni qua, oh, minchia troia. Iniziamo, mio caro, vediamo se c'è in giro qualcuno. Infatti inizia questa musica qua che a me non piace per un cazzo. Chi c'è in giro? Oh, non fate i bastardi. Non fate... Cazzo, no! Che cazzo? Ah, un cyber ninja! Che cazzo? Ma che cazzo ti conosce? Ma che cazzo ti conosce? Raga? Raga, il boss! Raga, il boss! Commander Decimus! Vieni qua, Commander Decimus! Oh shit! Porca troia! Raga, allora... Puttana bastarda, allora... E cerchiamolo di... Allora, lanciamo la granata, raga! Vai, 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 vai! Cazzo, adesso non posso colpirlo perché c'ha la barriera. Vai, colpiscilo, colpiscilo. Sì, ragazzi, sì, l'abbiamo ucciso. Vai via, bastardo. Bastardo. Esploso, non so, io l'ho ucciso, dovrebbe essere morto per terra, invece questo qua è esploso. Vediamo cosa abbiamo, cosa portiamo a casa. Oh, abbiamo bloccato, ho sbloccato un obiettivo del lupo. 1, 2 stelle d'oro, 434 e 9 nemici, cioè tutti. Secret Orbs 1 su 5. Sono veramente, allora raga, i Secret Orbs, che sono quei portali che vi ho detto io, in The Defect 1, se li distruggevi, dopo tramite il menu scoprivi delle cose segrete sugli zombie, su come attaccarli, cose che per renderli meno aggressivi, meno distruttivi, diciamo. Adesso qua non so se max level perché è bronzo, perché sono a livello massimo, boh, non lo so. Cosa portiamo a casa? Siccome c'è già questo qua, mi dà tutto meno, questo qua tutto meno, prendiamo una cosa alla cazzo perché mi dà, se l'equipaggio mi toglie via un po' di vita. Quindi ragazzi, abbiamo affrontato il boss di The Defect 2. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, commentate, e appena ci sarà un mezzo aggiornamento di The Defect, che non sarà un aggiornamento magari di... miglioramento del gioco, così, ma ovvero missioni, porterò subito sul canale un altro video. Quindi se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, commentate, e noi ci vediamo al prossimo video. Bella a tutti, ragazzi.